Volge al termine l'intenso viaggio di Papa Francesco in Colombia con tappa a Cartagena nella giornata dedicata al tema dignità della persona e diritti umani. Atterrata all'aeroporto Rafael Núñez, il pontefice si è recato in piazza San Francesco d'Assisi per la benedizione della prima pietra delle case per i senza tetto e dell'opera Talita Cum, impegnata nel recupero delle giovani esposte allo sfruttamento e alla prostituzione. Sono i poveri, gli umili, quelli che contemplano la presenza di Dio, ha rimarcato prima dell'Angelus, coloro a cui si rivela il mistero dell'amore di Dio con maggiore nitidezza. La storia della Madonna di Chiquinquirá, per lungo tempo dimenticata, prima di ritrovare la dignità perduta, e l'impegno speso dal gesuita Pietro Claver nella difesa degli schiavi afroamericani mostrano che la carità aiuta a comprendere la verità e la verità esige gesti di carità. Ancora oggi in Colombia e nel mondo milioni di persone sono vendute come schiavi, subiscono la violenza e la tratta o vanno mendicando un momento di tenerezza. Tutte queste piaghe invocano una risposta di umanità da ciascuno, perché tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e anche se il mondo dimentica, il Signore ci ricompensa in un altro modo. Al termine della preghiera mariana, prima di visitare la chiesa che custodisce le reliquie del santo gesuita e la casa santuario, Papa Bergoglio ha rivolto un pensiero speciale per il Venezuela. Faccio appello, ha detto, affinché si respinga ogni tipo di violenza nella vita politica e si trovi una soluzione alla grave crisi che si sta vivendo e che tocca tutti, specialmente i più poveri e svantaggiati della società.